tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, di quello che sto leggendo attualmente, di che cosa programmo di leggere poi. Parto subito con Coco, vita di Coco Chanel di Elena Triolo, edito da Hope Edizioni al prezzo di 18 euro. Ero super entusiasta quando ho ricevuto questo picture book perché sono molto incuriosita dalla figura di Coco Chanel e conosco Elena Triolo, ho già letto qualcosa di suo, quindi ero curiosa di vedere questa particolare combinazione. Me lo sono veramente gustato perché ho letto un capitolo ogni tanto, quindi quasi ogni giorno è stato bello scoprire qualcosa di più su questa grandissima donna. Si parte ancora prima della nascita di Coco Chanel parlando del nonno da cui deriva la iconica CC, si parla tanto della sua infanzia, la sua carriera, la sua vita personale e insomma della sua vita in generale fra alti e bassi. Infatti c'è una parte comunque del suo passato abbastanza cupa, particolare, che la stessa Coco Chanel ha tenuto per sé, cercava negli anni di modificare, raccontava sempre una storia differente perché evidentemente le faceva male parlare del suo passato. Ha vissuto per un periodo in orfanotrofio, ha avuto comunque una famiglia abbastanza particolare e sicuramente non deve essere stato facile per lei. Questo però ha contribuito enormemente nella sua carriera, nel costruirla, formarla e renderla la donna che poi è diventata. Penso che sia una figura di grandissima ispirazione tutt'oggi. Io mi sono letteralmente innamorata della sua storia, che non è fatta soltanto di cose belle, di traguardi e vittorie, diciamo, ma anche di tanti fallimenti. E vedere come è riuscita a riprendersi da questi momenti di difficoltà per costruire poi un vero e proprio impero nel campo della moda, per me è stato veramente molto ispirante. La storia ci viene narrata anche grazie alle illustrazioni di Elena Triolo, che ho trovato veramente molto molto belle. Questo perché, seppur nella loro semplicità e pulizia, riescono comunque ad accompagnare bene la storia, le parole, anche visivamente capiamo bene o male in che punto della sua vita ci troviamo. E poi una cosa che apprezzo tantissimo di questa autrice è che riesce ad essere molto ironica senza scadere nella banalità e nella superficialità. Tra l'altro, parlando di Chanel, è comunque molto difficile rendere bene il suo stile, quello che ha formato, insomma, c'era il rischio di cadere in una copia, in qualcosa di visto e rivisto, mentre ho apprezzato tantissimo in questo senso lo stile dell'autrice, perché è riuscita a rendere bene lo stile di Coco Chanel, a far sua la semplicità, le linee e i colori utilizzati, che poi sono quelli caratteristici appunto di Chanel. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è che verso la fine si entra un po' anche nel dettaglio per quanto riguarda il lavoro di Coco Chanel, i pezzi storici di punta, i colori che la caratterizzano, i tessuti utilizzati. Per me è stato veramente spettacolare immergermi in questa lettura, quindi non posso fare a meno che consigliarvi questo picture book se vi piace appunto la figura di Coco Chanel, se siete dei grandi fan, se la conoscete poco che volete approfondire qualcosa di più, è sicuramente un titolo molto interessante. Tra l'altro fa parte di una collana dedicata completamente alle donne di Hope Edizioni, in cui ci sono tante altre figure che mi interessano molto, c'è ad esempio anche Jane Austen, ma tantissime altre, quindi poi vi lascerò magari il link al loro sito qua sotto in descrizione. Proseguendo, ho letto Hiro Hiro di Giorgio Mitrano, edito da De Agostini. Il prezzo non lo so perché è stato un regalo, però come per tutti i libri e fumetti che citerò oggi troverete tutti i link ad Amazon e DBS qua sotto in descrizione. Vi ho già parlato di questo libro in lungo e in largo, su Instagram ve l'ho consigliato più di una volta perché mi sono innamorata di questa lettura. Tra l'altro ho assistito all'evento con Igor e Giorgio Mitrano al Salone del Libro, in cui si parlava in parte anche di Hiro Hiro. Infatti ero tentata di comprarlo mentre ero lì, però poi mi è stato regalato per il compleanno, quindi perfetto. In questo libro l'autore parla del Giappone. È secondo me un'ode a questo paese e parla
un po' di tutto, diciamo. Parte sicuramente dalla sua esperienza personale, ha viaggiato molte volte in Giappone, ha anche lavorato. Per chi non conoscesse Giorgio Mitrano, è stato per diversi anni direttore dell'Istituto Culturale Italiano a Tokyo, ha tradotto poi diversi libri di autori giapponesi, come ad esempio Banana Yoshimoto e Murakami. Quindi è una persona altamente competente in questo settore, che ha studiato la lingua, ha vissuto, ha lavorato in Giappone e ce lo racconta attraverso i suoi occhi, partendo dalle sue esperienze, da quello che l'ha colpito particolarmente, e quindi si parla delle tradizioni del Giappone, la scrittura che poi appassiona tantissimo l'autore. Per me è stato super emozionante leggere quel capitolo, perché è come se facesse rivivere a chi legge la sua esperienza, e per chi ama il Giappone sicuramente una testimonianza veramente molto molto bella. Ci sono poi capitoli dedicati alle varie cerimonie, in particolare quella del tè. Sapete che io stravedo per il tè, quindi è stato molto interessante. In generale si parla di cultura, letteratura, tradizione, il concetto di felicità ad esempio in Giappone, insomma tante tematiche diverse che caratterizzano in parte il Giappone. Magari noi spesso lo dipingiamo come un paese perfetto per via della sua cultura, delle tradizioni, anche perché è molto distante, quindi è più facile immaginarcelo e idealizzarlo, ma non sempre tutto è bello come appare. Ho letto veramente pochi libri del genere che mi abbiano fatta emozionare e vivere una sorta di viaggio letterario, veramente molto molto bello, che vi straconsiglio se vi piace il Giappone, ma soprattutto se volete scoprire qualcosa di più al riguardo. Passiamo poi a un'altra lettura che mi è piaciuta tanto, ovvero A Panda Piace, questo libro qui di Giacomo Bevilacqua, edito da Feltrinelli Comics e a un prezzo di copertina di 16 euro. Questo fumetto nasce in occasione dei 10 anni di A Panda Piace. Questo personaggio infatti è stato creato da Giacomo Bevilacqua nel 2008, periodo in cui iniziavano ad esserci social e si tendeva a condividere molto di più quello che ci piace, che ci appassiona, più che cose che ci fanno invece rabbia, che ci indignano, polemiche e quant'altro. Quindi un personaggio estremamente positivo che ha avuto un grandissimo successo proprio perché la gente si rivedeva tanto in queste vignette, nelle cose che piacevano a Panda. È quindi una raccolta molto buffa e divertente di varie cose che piacciono a Panda. Tutto a colori, cioè, questa è una delle mie preferite, adesso è venuta a caso, ma è una delle mie preferite, ve l'ho fatta vedere anche su Instagram. Essendo una raccolta, la cosa secondo me bella di questo fumetto è che lo si può semplicemente prendere, tirar via dalla libreria, dal comodino, aprirlo a caso e vedere la... sorrido perché le vignette con il panda di neve mi hanno fatto morire dal ridere. E quindi appunto vi stavo dicendo che è bello poterlo aprire anche a caso e trovare qualcosa comunque di simpatico. Come dice poi l'autore all'inizio del fumetto, questo libro qui nasce appunto come un'isola felice, come un posto in cui rifugiarsi e sorridere, pensare a qualcosa di positivo e non condividere negatività e odio. Mi piace tantissimo lo spirito di questo personaggio, è il motivo per cui a me personalmente piace tantissimo A Panda Piace, e è stato bellissimo ripercorrere un po' la storia di questo personaggio, festeggiare i suoi 10 anni attraverso questo fumetto. La forza poi di quest'opera è secondo me che in tanti ci possiamo rivedere in Panda, perché a tutti piacciono tante cose diverse ed è buffo rivedersi in questo panda così morbido, un po' cicciotto, che fa cose e che ci mostra quello che gli piace, per l'appunto. Ci sono delle tavole, delle vignette assolutamente buffe, quasi ridicole, nel senso che fanno molto ridere. Ci sono poi degli omaggi ad esempio a Zero Calcare, Le Ortolani, Sio. Ci sono poi delle vignette anche un po' più profonde, tra virgolette, che magari ti fanno riflettere un po' di più. La cosa bella è che ognuno ci legge qualcosa di diverso in questi disegni. Un altro grande punto di forza del fumetto, perché lo rende universale, può piacere ai bambini, a quelli della mia età, ma anche ai più grandi, ognuno ci vede qualcosa di differente. Secondo me questo è il fumetto giusto per ritrovare il sorriso, la spontaneità, un po' di positività in un periodo magari nero, particolarmente difficile o dopo una giornata storta. Un altro fumetto molto bello che ho letto recentemente
recentemente Ragazze cattive di Anko, edito da Canicola. È un fumetto che mi ha sconvolta letteralmente, perché è qualcosa a cui non sono molto abituata ed è una testimonianza secondo me molto forte. La protagonista, ma in generale le protagoniste di questa storia, sono appunto due ragazze. Una di esse, che ci viene presentata fin da subito, richiama un po' l'esperienza dell'autrice stessa. Noi infatti vediamo le ragazze adolescenti che pian piano crescono e vivono situazioni diverse nella loro vita, ma vediamo anche l'autrice adulta che si riguarda un po' indietro. Quello che accomuna queste ragazze è la violenza, in particolare il personaggio principale viene picchiato in tante occasioni diverse, viene picchiata in casa dal padre se disobbedisce o non si comporta come le viene richiesto, viene picchiata dai vicini, dagli insegnanti, dal ragazzo, insomma vive una situazione di violenza molto pesante. E proprio di violenza si parla in questo fumetto, che viene reso in maniera molto cruda. La violenza è uno strumento per far ribadire il potere, per dimostrare che qualcuno ha più potere verso qualcun altro, almeno in questo caso, e dipinge un periodo veramente molto cupo vissuto in Corea alla fine degli anni 90. Le protagoniste della storia cercano di scappare dal loro paese, da questa situazione familiare ma anche scolastica fatta di violenza molto difficile, e seguiamo un po' le loro disavventure nel corso della vita. L'ho trovato un fumetto veramente molto comunicativo. Le tavole, come vi dicevo, rendono in maniera esasperante e disperata la violenza e le condizioni difficili ed estreme in cui si trovano queste ragazze. È un fumetto che denuncia in maniera secondo me molto forte la violenza contro le donne e appunto si rifà un'esperienza personale dell'autrice, quindi la storia che ci viene raccontata non è ipotetica, è vera e lo si percepisce in ogni singola pagina. Ho letto poi Dolore Minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, una raccolta di poesie che mi è stata gentilmente inviata dall'autrice, edito da Interlinea al prezzo di 12 euro. Ero molto curiosa di leggere questa raccolta di poesie perché non leggo spesso poesie, inoltre le tematiche principali mi sembravano molto interessanti. Parla in generale di vita, ma in particolare di un cambiamento importante nella vita della protagonista, che è l'autrice stessa, un percorso per nulla semplice all'interno comunque della sua mente, del suo corpo, e si parla di transessualità. Sinceramente non avevo mai letto una testimonianza di questo genere, quindi ero doppiamente felice di poter approfondire con quest'opera e devo dire che sono rimasta molto colpita. Si tratta di una raccolta di poesie, ma io l'ho vista più come una sorta di romanzo, di crescita, di formazione per certi versi, in cui si approfondisce tanto quello che ha sentito l'autrice, quello che pensavano le persone attorno a lei, i genitori, i compagni. Ci sono quindi tanti punti di vista, anche se ovviamente quello principale è quello della diretta interessata. Oltre ad essere una testimonianza che mi ha arricchita molto dal punto di vista personale, perché mi ha permesso di conoscere qualcosa di più, sono rimasta molto colpita dai toni con cui l'autrice parla di questa sua esperienza, che non deve essere stata facile per niente. Racconta tutto con grande maturità, si guarda indietro, si guarda dentro e lo fa in una maniera molto, molto adulta, molto intima, e per me è stato in certi punti anche toccante leggere quello che ha passato, i suoi sentimenti. Non è qualcosa che riesco a comprendere fino in fondo perché non ci sono mai passata, ma è stato veramente molto bello per me leggere questo libro. Mi sono segnata diversi passaggi perché mi sono piaciuti tanto e mi hanno fatto in qualche modo riflettere o mi hanno lasciato qualcosa, e mi piacerebbe condividerne uno con voi. Noi eravamo fra quelli chiamati contro natura. Il nostro esistere ribaltava e distorceva le leggi del creato. Ma come potevamo noi, rigogliosi nei nostri corpi adolescenti, essere uno scarto, il difetto di una natura che non tiene? Finalmente, direte voi, ho terminato di leggere Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabaut, edito da Edizioni O al prezzo di 18 euro. Di questo fantasy si è parlato ormai ovunque, io ero partita con delle aspettative altissime perché la trama mi incuriosiva molto, ma man mano che andavo avanti nella lettura mi sono bloccata, un po' forse per queste aspettative esagerate,
Un po' perché all'inizio fa effettivamente fatica a ingranare la storia. La protagonista della storia è una ragazza timida e goffa, Ofelia, che ha due caratteristiche principali. È in grado di attraversare gli specchi, quindi di muoversi attraverso gli specchi e di leggere le cose. Praticamente prendendo in mano gli oggetti riesce a vedere il loro passato. La sua vita tranquilla viene scombussolata nel momento in cui le viene presentato il suo futuro fidanzato. Un ragazzo che viene da un'arca, quindi da un posto completamente differente dal suo, che sembra molto freddo e abbastanza ostile nei suoi confronti. Noi seguiamo quindi le peripezie di Ofelia, perché verrà portata appunto in un ambiente totalmente diverso dal suo e scoprirà ben presto di avere non pochi nemici. Le premesse di questo romanzo mi sembravano interessanti innanzitutto per il sistema magico, tra virgolette, ovvero questa capacità della protagonista di muoversi attraverso gli specchi, ma anche di leggere il passato degli oggetti, di scoprire qualcosa di più semplicemente tenendoli in mano. Le atmosfere del romanzo sono poi molto belle perché mescola un po' di Belle Époque, cyberpunk, appunto ci sono degli elementi un po' fantasy. Mi è sembrato quindi tutto veramente fantastico, il contorno, mentre la sostanza l'ho trovata un po' carente, soprattutto all'inizio. Nel senso che la storia all'inizio fa molta fatica ad ingranare, per quanto mi riguarda non l'ho trovato noioso, ma l'ho trovato molto molto lento, non succede quasi niente se non praticamente alla fine dove succede di tutto. Nel complesso è un romanzo che sì, mi è piaciuto, di fantasy ha veramente poco, ma quei pochi elementi che ci sono a me bastano sinceramente, perché mi hanno un po' fatto sognare in alcuni punti, soprattutto le atmosfere che si respirano, gli ambienti, i vestiti, me li sono immaginati proprio meravigliosi. I personaggi della storia non mi hanno fatto impazzire. Innanzitutto Ofelia, ok, è una ragazza impacciata, molto goffa, però l'ho trovata veramente troppo succube di altri personaggi. Non l'ho mai vista prendere le redini in mano. Capisco che sia difficile, però l'ho vista veramente molto molto debole. E in generale tutti i personaggi femminili li ho visti molto succubi dei personaggi maschili, nel senso che c'è questa convinzione che la donna sia un po' subordinata all'uomo, che il suo unico dovere sia sposarsi per fare figli, cucire, fare chiacchiere da salotto, non ricoprire cariche importanti, non che sia magari importante in qualunque modo, no, è tipo un soprammobile la donna, un oggetto. In certi punti è talmente forte questa convinzione che mi ha dato veramente molto fastidio, più che altro perché le donne stesse sembrano accettare questa loro condizione di inferiorità e non è bello. Quindi devo dire che l'idea di fondo mi piace, sono curiosa di sapere che cosa succederà nel secondo libro, anche perché, come vi dicevo, in questo primo succedono poi poche cose, le cose più succose sono tutte alla fine, quindi rimani lì come per dire cavolo, ma è adesso che sta iniziando la storia vera, dov'è il seguito? L'ultimo libro che ho terminato di leggere è Mary, il fiore della strega di Mary Stewart, edito da Rizzoli al prezzo di 15 euro. Io mi sono lasciata ispirare da questa copertina, in generale l'edizione di questo libro è veramente molto molto bella. Anche la storia un po' magica e fantastica mi ha intrigata molto, quindi mi sono lasciata proprio trasportare in libreria. Ho poi scoperto che da questo libro è stato tratto un film d'animazione in uscita in Italia dal 14 al 20 di giugno, che spero di recuperare presto perché ho visto il trailer e mi sembra veramente molto molto carino. E la storia in generale comunque mi è piaciuta. La protagonista della storia è Mary Smith, una bambina di 10 anni che è costretta a passare le vacanze in campagna dalla sua prozia. Non succede praticamente nulla, non ci sono bambini con cui giocare, quindi lei si annoia a morte e un giorno, quando vede un gatto nero, decide di inseguirlo perché è particolarmente incuriosita. Il gatto la porta in un bosco dove lei trova un fiore molto particolare, un fiore magico. Strofinando infatti questo fiore su una scopa, Mary si ritroverà a volare proprio come una strega. Si parla
tanto di magia all'interno di questo libro e ci sono degli spunti molto interessanti che purtroppo non vengono approfonditi, un po' perché comunque è un libro molto breve, sono 155 pagine, quindi non c'è spazio per poter approfondire queste tematiche, non c'è spazio per approfondire i personaggi. È una cosa che mi è mancata tantissimo. La storia, secondo me, merita, è veramente molto interessante, però ci sarebbe molto di più dietro. Mi hanno colpito tanto le tematiche che riguardano la magia, il senso di responsabilità ed eticità, ma soprattutto il rapporto fra uomo e natura, uomo e animali. L'ho trovato molto forte, mi ha ricordato per certi versi le opere dello studio Ghibli. Per questo penso che la scelta di trarne un film d'animazione che ha uno stile che richiama tanto lo studio Ghibli sia azzeccata in questo senso. È una storia che comunque mi è piaciuta, mi ha fatto tornare un po' bambina perché si tratta di una favola magica che ti fa sognare. Mi è piaciuto molto lo stile di scrittura di questa autrice. Con piccole parole riesce veramente a immergerti nella storia, veramente molto molto carino. Se siete curiosi ho fatto una recensione sul blog, quindi vi lascerò poi il link nelle schede qua sotto in descrizione. Cosa sto invece leggendo in questo momento? Poirot. Ho iniziato Carte in tavola di Agatha Christie, edito da Mondadori al prezzo di 9 euro. Sono tipo a pagina 30 circa, quindi l'ho proprio iniziato ieri notte e niente, ero in astinenza da Poirot, quindi ho veramente bisogno di di qualcosa di suo. Tra l'altro di questo libro vi ho parlato nel mio video dedicato ai libri crime, quindi se siete curiosi ve lo lascio sempre nelle schede qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece quello che leggerò dopo, sono riuscita finalmente a portare qua nella casa nuova Macerie prime, quindi ho intenzione di rileggerlo per poi passare a Macerie prime 6 mesi dopo, sempre di Zero Calcare. Queste erano quindi le mie ultime letture. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate dei vari libri e fumetti che ho citato oggi, se li avete letti o meno, e che cosa state leggendo voi di bello in questo periodo. Vi ricordo che trovate tutti i titoli citati qua sotto in descrizione, così come i vari social in cui potermi seguire. Su Instagram sono particolarmente attiva e vi consiglio spesso delle letture e vi aggiorno anche su quello che succede in generale, ma anche sul canale Telegram, dove vi avviso di tutte le ultime uscite e cose extra, insomma, lo sapete. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!